buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un po' tardino. Oggi arriviamo a Florence. C'è uno yaki da lì. Fa paura, guardalo. Abbiamo un Airbnb. Uè. Molto vista Arno. Vista tutto. E qua ci hanno messo in un retro un po' così. Però dormito molto bene. Sta molto bene qua, fresco. Beh, colazione, va. Ciao. Siamo ripartiti, Yaki come sempre lì dietro e subito è salita così di nuovo senza vasellina. Il movimento questo non riesco più a farlo. Boh, la gamba di Yaki, la destra, è morta. La mia è già morta a Bologna, penso. Ok, direzione Prato, 41 km, era segnato? 41 km. Spero che sia verde sto Prato. Oh signore, aiutaci tu, perché noi non abbiamo più la forza. Ale, almeno è fresco ancora qua. Avevo appena detto, oh, abbiamo il vento a favore. Siamo in salita e vento contrario. Mi è uscito da viaggiatore un po' arrugginito, Pensavo fosse giù di là, invece ancora su di qua. A morire. No, di qua non sale nessuno. Solo noi. La vista è bella, La salita è un po' meno. E comunque, quando sei stanco, ti viene la sedatore dentro. Quello Cuner, che è ancora diverso. Ieri sera eri da Gianduioti. Ero da Gianduioti, ieri sera stavo anche per svenire al tavolo prima di mangiare, Guarda, gli ho detto, una birretta me la sono proprio guadagnata oggi, va bene? Toscana, Prato. Oh, su via Vischero, siamo in Toscana. Guarda Yaki, guarda dove ti ho portato. Un giorno tutto questo sarà tuo. Ma che bello, la natura, gli alberi, il sole. Montepiano Prato, qua ci sono tutte le camminate. Va che bello. Una super discesona mega galattica, io e Yaki abbiamo deciso di fare una super pausona mega galattica. Va che roba, guarda i tortelloni con i funghi di patate. Però siamo in orario. Dio mio, porca pacca. Non gli avresti dato un H a questo posto qua, invece mangiato dei tortelloni. Buono, bravo Jerry. Si muore dal caldo adesso. Siamo arrivati a Prato e questo odore di pino marittimo che mi è arrivato in faccia. Florence, e qua c'è una bella ciclabile sul fiume, c'è il fiume Bisenzio, bravo, fiume di Bisenzio, bello che è. Se fai anche il climberg fai, non c'era la fontanella, non andava. Dobbiamo sempre faticare lungo la ciclabile. Il problema è che è un po' poco ciclabile, ecco. Sulla ciclabile Gino Bartali. È sempre una fatica entrare nelle città grandi, È settembre, ragazzi. Guarda che roba. Ma uno pensa di arrivare in Toscana e invece siamo a Sanfra. Quella. Guardate la ciclabile dove passa di sotto, non ero mai passato. Questo è l'Arno, qua è l'Arno. E la ciclabile passa tutto di sotto. Oh grullo. Golden State. Golden State. We'll be right back.
bello questa brezza da dietro. Un po' vecchio quel ponte. Comunque non c'è nessuno, ragazzi, siamo a Ferragosto a Firenze e non c'è nessuno, è impressionante. Com'è Yaki vedere la cupola in questo modo? Sempre. Com'è? Senza che ci prendano sotto. Guadagnata! Ragazzi. Comunque stavo cercando di dire a Yaki che arrivarci in questo modo qua a Firenze, te lo senti guadagnato, come ho sempre detto, è un'altra cosa, non la vedi con gli stessi occhi, mannaggia. Senti Yaki come sta mettendo il tripod e rimane. Sei un pazzo, peggio di me sugli alberi. E niente, abbiamo fatto la foto della cupola. Yaki sta cercando, penso, la casa. Dov'è? No, sto cercando Firenze su Wikiquote per dire qualcosa di intelligente nel mio video. Guarda Yaki, guarda, guarda i tuoi eletti, guarda. Mamma mia. Sono stanco. Ma che bello. Ciao Davide! Ma che bello questo vicolino che ha trovato Yaki, senza sapere dove finiremo. Porta che posticino! Molto romantico. Comunque tutti quelli che fanno la via degli dèi mi state salutando tutti, vi risaluto tutti da qua in camera se mai vedeste questo video. Ok, grazie per essere venuti a salutarmi. Guarda qua Yaki, importanti, che ho preso la scorta, hai visto? Stanno aprendo la strada, c'è proprio una strada su Ponte Vecchio, guarda. Siamo arrivati in Airbnb, è una casa abbastanza normale, bella in centro vicino a Palazzo Pitti. Poi adesso vi faccio vedere la chicca, che poi la chicca è questa. Cioè questa è già una chicca, ma c'è un'altra chicca in più. Comunque questa è la stanza dove dormirò io. Sono le 19.43. Era una vita che non facevo 5-6 giorni. 6 giorni consecutivi? 6 giorni consecutivi di bici. 6 giorni consecutivi a 40 gradi, tipo. Ho bisogno di una pausa.